Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Scherzavo. Che abbiamo un problema di cambiamento climatico, l'abbiamo capito tutti, vero? Su questo non ci sono dubbi, ne abbiamo parlato fino ad adesso. Il problema vero sarà, diciamo, farvi interessare del tema della finanza, perché effettivamente è un argomento molto astratto, imponente rispetto a quelle che sono le nostre quotidianità. Che cosa manca alla finanza oggi? Manca il tempo, perché il tempo scorre, il tempo è denaro. Che cosa facciamo noi per contrastare, no, anche nel nostro quotidiano il cambiamento climatico? Che ne so, quando vi lavate i denti spegnete l'acqua, quando uscite dalla stanza spegnete la luce, fate la raccolta differenziata piuttosto che pagare le tasse, andare a votare, fate beneficenza di derrate alimentari, di vestiti, di farmaci, brigate. Molto bene, ma possiamo fare di più, dobbiamo fare di più. Possiamo fare la differenza con i nostri acquisti, per esempio, perché ricordatevi, voi avete il potere del consumatore. Con un vostro acquisto, un vostro click, potete fare la differenza, perché equivale ad un voto oggi. Quando praticamente voi definite quello che è un prodotto sostenibile o meno, potete effettivamente scegliere e tenere alto il valore di un brand, la sua reputazione, oppure meno. Questo ovviamente alle aziende interessa tantissimo. Infatti, quando si tratta di definire le politiche di contrasto alla decarbonizzazione, oppure di contrasto alla carbonizzazione, oppure alla mitigazione degli impatti ambientali, oggi è necessario comunicare il perché. Perché le norme lo richiedono, le proprie, ma anche quelle della filiera circostante. E queste dichiarazioni vengono poi inserite online e voi le potete vedere. Ma non basta, non basta. Dobbiamo fare molto di più. Dobbiamo proprio cambiare paradigma. Servono investimenti, servono disinvestimenti da quelle società che inquinano ed investimenti in quelle realtà che effettivamente fanno la differenza, e cioè che non ledono il sistema planetario. I vostri soldi, voi dove li mettete? Le vostre pensioni, il TFR, i vostri fondi, i vostri risparmi, i vostri conti. Sapete dove sono appoggiati? Avete idea se in qualche modo, in maniera diretta o indiretta, vanno a ledere in qualche modo anche un paese terzo? Bene, vi lancio queste due sigle, ricordatevi, perché se ne sentirà parlare sempre di più. ESG, Environmental, Social and Governance, sono quegli indicatori che, integrati che nelle politiche aziendali, effettivamente vanno a fare una misurazione degli impatti a livello ambientale, sociale e di buon governo. Essi contengono al loro interno quei famosi 17 Sustainable Development Goals di cui sentiamo parlare spesso, almeno io nel mio settore, e sono quelli delle Nazioni Unite, quelli dell'Agenda 2030, pubblicate nel 2015. Io di mestiere faccio la fundraiser, mi occupo di raccolta fondi nel terzo settore. E quando ho iniziato a occuparmi di misurazione di impatto, di valutazione di impatto, in ambito di strategie di filantropia strategica, ovviamente, si parlava ancora di una metodologia molto di nicchia, costosa sicuramente, e implementata spesse volte in ambito internazionale o comunque, diciamo, in maniera sperimentale. Quando andavo a proporre ai miei clienti di inserire e implementare una teoria di impatto, di teoria di cambiamento, una misurazione di impatto, tante volte mi veniva detto: sì, certo, è molto interessante, però effettivamente qua in Italia la vedo difficile, forse all'estero, magari in Inghilterra, in Germania. Oggi non è più così, anzi, con la nuova legge del terzo settore le cose stanno cambiando. Ma comunque ogni volta che uno fa riferimento
a quelle che sono delle innovazioni di questo tipo, ci sono ancora delle realtà che giustamente sono intimorite. E così ho pensato, ma tra il mondo della finanza e la filantropia esiste una maniera più etica di gestire gli investimenti? E cioè io, quando mi sono avvicinata a un altro attore che poteva essere quello della finanza, mi sono resa conto che parlare semplicemente di una finanza più etica era molto riduttivo. Se ci fate caso, ovviamente di sostenibilità oggi si parla tantissimo, ne veniamo subissati in continuazione ed effettivamente ci rendiamo conto che le realtà non sono così semplici, sono molto più complesse di quanto sembra. Ecco, la finanza sostenibile porta al suo interno queste quattro realtà. Mi raccomando, fate le foto di alcune slide perché vi serviranno in futuro per andare a verificare quelle che sono le realtà da scegliere. La Consob, cioè quella realtà che controlla i bilanci sociali, dichiara: la finanza sostenibile è l'applicazione del concetto di sviluppo sostenibile dell'attività finanziaria, che non siano a carico del sistema ambientale. È tanta roba, lo dice la Consob. Ma anche gli attori coinvolti devono fare la differenza. Perché gli attori coinvolti che fanno? Accedono a tutti quelli che sono i bond, i bandi, il PNRR, i crediti, finanziamenti per l'innovazione sociale. Bene, tutti questi devono fare la loro dichiarazione di misurazione di impatto, perché appunto la norma lo richiede. E quindi non è solamente un'azione pubblicitaria. E quindi io vi dico che il green e il social impact bond, il washing, non serve assolutamente a niente, non ci porta da nessunissima parte. Serve alla base anche una dimensione di valore. Prima di ogni valutazione di impatto, effettivamente dobbiamo chiederci: ma alla base esiste un autentico pensiero democratico? Cioè, effettivamente, vanno a ledere oppure no questi principi? Come la parità di genere, lo so, la giustizia sociale, sono tutti argomenti che devono essere al principio e poi deve esserci la valutazione di impatto. Ed inoltre serve un sistema dei pesi, perché un indicatore può pesare un 10, un 20 o un 60%, ma fa la differenza. Che cos'è la finanza di impatto? Alla fine ha lo stesso significato della finanza sostenibile, ma ha una piccola differenza, anzi grande differenza. Si divide tra finanza di impatto impact first e la finanza semplicemente impact first. E cioè, da un lato abbiamo un rendimento che vale identico a quello del mercato, dall'altra parte invece il rendimento può essere più basso perché viene preferito proprio l'impatto. Ma quando nasce l'impact investing? L'impact investing nasce nel 2006, proprio quando c'è stato il grande crack del 2008, quando c'è stato proprio il grande crack della borsa a inizio secolo. E in quell'occasione si sono messi insieme tutti quegli attori che hanno voluto capire come cambiare un po' le regole del gioco per la finanza, per renderla più etica, per mantenere i rendimenti alti, o comunque normali, ma inserirvi anche gli impatti sociali. Anche questa è una slide che riporta tutti quegli spazi dove nella finanza si includono o si escludono alcuni punti, per esempio la finanza per le armi. E lì vicino alla filantropia vedete proprio segnalati questi due nuovi settori della finanza dell'impact investing. Ma quali sono le masse dell'impact investing? Quando nel 2008 si è iniziato a partire, si è partiti da 40-50 miliardi di dollari e in 15 anni sono aumentati fino ad arrivare a 1000 miliardi. Sono cifre astronomiche, mi rendo conto, soprattutto in confronto ai 100.000 miliardi dei fondi di dollari di investimento che ci sono. Ma rispetto alla finanza tradizionale, che non include in alcun modo quelli che sono, o veramente in piccolissima parte, quelli che possono essere gli ESG, che ammonta a 1.500 trilioni di dollari,
si può fare di più. Allora, sì, esistono gli investimenti dei criteri ESG e non sono pochi, sono 35,3 trilioni che si aggiungono a questi 1.500. Io spero di farvi comprendere di quanto in realtà ancora l'impact investing ha un ruolo molto piccolo. Quindi si tratta di un cambiamento culturale da fare nell'ambito della finanza, proprio per andare a investire in quelle realtà, in quelle società, in quelle imprese sociali, società benefit e di valore. Gli investitori, quindi, facendo questa scelta, vanno verso un'economia più civile. Cioè l'impact investment ha la possibilità di trasformare dall'interno proprio il sistema capitalistico, puro quello della homo economicus. Ma quali sono oggi gli attori dell'impact investing? Sono 5. Sono veramente pochissimi in Italia, quindi di cose da fare ci sono davvero tante. Ma torniamo a noi. Che cosa possiamo fare io, voi, noi tutti insieme per cambiare le cose? Di fatto è studiare, affrontatela questa tematica, è una di quelle tematiche che cambiano effettivamente i percorsi, perché la finanza fa parte di un mondo potente. Vi faccio l'esempio piccolino, ma veramente interessante da seguire. È nata la Borsa dell'Impatto Sociale, promossa da Torino Social Impact, una realtà molto, molto interessante da seguire. Ed oggi abbiamo anche il modello del Payment by Result. È un sistema complesso che non vi sto a spiegare, ma include la collaborazione della pubblica amministrazione, del mondo profit, del terzo settore, del fondo innovazione sociale, per creare progetti che vadano verso le necessità del bene comune, dalla sanità all'edilizia pubblica all'innovazione tecnologica. Sono coinvolti 22 comuni e nei prossimi anni ne vedremo i risultati. Questo è il primo modello venuto dall'Inghilterra, applicato in Italia. Io abito in una via che ha, non si può definire una social street, perché però è una comunità di strada che si chiama Torleone Insieme. Un mese fa circa siamo stati contattati da una realtà che si chiama WeWets, è una società benefit, una startup, e si occupa di comunità energetiche. Comunità energetiche, avete idea di che cosa significa? Significa, e questo è il report di Legambiente, che riporta che sono i puntini verdi, non so se li individuate, sono 100 in Italia oggi. Che cos'è una comunità energetica? La comunità energetica ha a disposizione un tetto molto grande dove si posiziona ovviamente una grande realtà di pannelli solari, scusatemi. Bene, questi vanno tutti distribuiti poi sui vari componenti di un quartiere. Questa realtà potrebbe essere un esempio di investimento di impatto, ma purtroppo ancora acerbo come mercato parte sempre con un modello dal basso, e cioè con un crowdfunding, e cioè sempre da tutti voi. Quando ero piccola a Zurigo, vidi una scritta. Immaginate che ci fosse una guerra e che nessuno ci andasse. Anna Mornamos me l'ha cambiato. Immaginate che esistesse solo la finanza sostenibile e che tutti ci investissero. Grazie. Grazie davvero.